Amici 2023, retroscena, iniziate le prove del De Filippi tace sui giudici, video. Lavori in corso per il serale di Amici 2023. Emergono nuovi retroscena sull'atteso show di prime time del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Confermato anche quest'anno nel sabato sera della rete Ammiraglia Mediaset. La prima puntata è prevista per il 18 marzo su Canale 5, intanto, in questi giorni sono iniziate già le prove ufficiali dello show che vedrà in gara 15 allievi di questa edizione che sono stati scelti dai professori della scuola. Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2023 è confermato a partire da sabato 18 marzo, e questa la data scelta per la messa in onda della prima puntata di questa edizione, che andrà avanti per 9 settimane in prime time. 15 i concorrenti che sono stati ammessi allo show di prime time, tra cui l'amatissimo Mattia Cenzola, considerato uno dei possibili vincitori di quest'anno. Intanto, però, a svelare un piccolo retroscena sullo show serale, ci ha pensato il ballerino professionista John Eric. In queste ore, l'ex concorrente del talent show, promosso come professionista in questa 22esima edizione di Amici, ha postato sul suo profilo Twitter un breve video in cui mostra il LED ingresso dello studio del serale. In questi giorni, quindi, sono iniziate ufficialmente le prove per il cast del talent show di Maria De Filippi. In attesa della registrazione della prima puntata che sarebbe prevista la prossima settimana. Un video che ha fatto subito il giro del web e dei social, a dimostrazione del fatto che i lavori sono già in corso e in questi giorni anche 15 allievi dello show di Canale 5 saranno impegnati con le prime prove ufficiali del serale, con il quale si giocheranno il tutto per conquistare il titolo finale di vincitore. Intanto, però, nonostante questo retroscena sulle prove di Amici, vige il silenzio assoluto da parte di Maria De Filippi e della produzione sui nomi dei nuovi giudici di quest'anno. Al momento, infatti, non sono emerse ancora le anticipazioni ufficiali su coloro che saranno presenti in giuria nel corso delle varie settimane di messa in onda del talent show. Si vocifera, però, che rispetto alla passata stagione dovrebbe esserci un restyling, Stefano De Martino. Ad esempio, per via dei suoi nuovi impegni con la TV di Stato, non dovrebbe tornare a vestire i panni di giurato. In bilico anche la presenza di Emanuele Filiberto di Savoia, giudice delle ultime due stagioni.